perché il problema di base rimane quello che le nostre funzioni fisiologiche bisogna espletarle in qualche maniera, no? Non possiamo mettere il culino fuori dall'oblò e farla fuori dalla finestra, no. Dobbiamo per forza di cose, Benini, entrare dentro quella galera di mezzo metro per mezzo metro che sui camper purtroppo sci qua e sci scià non si può, come si dice a sera. Allora, la prima cosa che Benini ti dà fastidio quando entri lì dentro è questa sensazione, questo odore, questa cosa qua. Benini, ma possibile che non riusciamo a... Allora suonato un po' in internet, no? Vede? E che sto SOG qua, questo sistema qui è messo a punto da... Fra l'altro sempre tedeschi, olandesi, tutta quella gente nordica, evidentemente cagano cinegnata. Allora, cosa fai? Ma io lì non posso mica andare a spendere tutte quelle palanche lì per le va un po' di odore, ma è un giro la pigio un po' di profumo, un po' di cose, ma non servono lì, non serve niente, non serve niente. Allora mi sono messo lì, ho detto, ora da buon genovese devo vedere cosa c'ho intorno. Ho messo insieme due o tre belinate, eccetera, eccetera, e diciamo che sono riuscito a mettere insieme un sistema simile a quello lì di aspirazione, eccetera, però con roba di recupero. Ora, come al solito ci saranno i perfezionisti che mi criticheranno, mi mandiamo ad adule, ma finché mi sono fatto così, pigiame per quello che sono, eccetera. Quindi, se vi va l'idea, vedei, se vi va l'idea, e comunque vi posso garantire che funziona. Finalmente non ho più di odori dentro la galera, mezzo metro per mezzo metro, cioè in Tulevo. Buon lavoro ragazzi e buoni chilometri. Allora, tanto per cominciare, ho recuperato da un vecchio computer trovato nella rumenta la ventolina che raffredda il processore. Poi, da una vecchia meccanica di un autoradio, ho prelevato questo micro interruttore, come vedete, eccolo qua, questo micro interruttore. Dopodiché, questi qui sono i due pezzi, la ventolina e il micro interruttore che ho recuperato. Dopo una scatoletta da interruttori, ho fatto un foro, ho piazzato la ventolina, più o meno rimane in questa posizione, e mi sono costruito una squadretta dove ho sistemato il micro interruttore. Dopodiché, in mezzo a tutto il mio casino che ho recuperato una pipetta dove andrò poi a sistemarla sul tappo della cassetta, però devo dire che tutto questo sistema non funziona per via del diametro di questa pipetta, che è troppo piccolo, tant'è vero che ho dovuto modificare tutto il progetto. Allora, tanto per cominciare, ho dovuto cambiare il contenitore della ventola e con una curva da idraulico, ce l'ho fatta stare in maniera che potesse entrare nello sportello del camper, dove avevo già fatto la presa d'aria, tanto per capirci. Dopodiché, con un'altra curva, sempre a 90 gradi per via degli spazi a disposizione dentro la cassetta, ho fissato al tappo della cassetta stessa, e questo è il tubo che ho scelto in quanto ha una flessibilità che riesce a fare delle pieghe molto strette.
Bene, dopo aver preparato il tutto, ora ci spostiamo sul camper e cominciamo il vero e proprio lavoro. Per prima cosa fisso la ventola allo sportello con del silicone e poi trovo la posizione precisa per poter mettere il tubo che collega il contenitore delle acque nere con la ventolina. Allora, per prima cosa vado a individuare il positivo e il negativo dei 12 volts, dove poter poi attaccarmi per fare il collegamento. Adesso bisogna trovare la posizione precisa dove poter fissare la squadretta, in maniera tale che quando esattamente noi apriamo la cassetta, la levetta vada a innestare l'interruttore. Ecco, qua vi faccio vedere come avviene. Ecco, quando noi apriamo la cassetta, la leva va a toccare l'interruttore che chiaramente darà il contatto. Una volta piazzato l'interruttore, a questo punto andiamo a fare i collegamenti. Prima di tutto, come avevo detto, individuiamo, ecco qua, individuiamo il positivo e il negativo dei 12 volts. Fatto questo, andiamo a fare i collegamenti sia della ventola che dell'interruttore. Onde evitare falsi contatti, essendo che il posto è un posto dove praticamente l'umidità starà di casa, saldo i fili in maniera che non si possano creare falsi contatti. Ecco, fatto i collegamenti, non ci resta altro che collaudare. Allora, adesso vediamo se funziona. Allora, quando noi apriamo il lato elettrico, questo va ad attaccare ed ecco che la ventola funziona. Spento, acceso. Ok. Adesso andiamo a isolare tutto. Ecco qua, adesso non ci resta che collegare non mi resta che collegare il tubo dal tappo, diciamo, della cassetta tramite quel famoso tubetto che ho recuperato, ecco, in questa maniera. Ecco, tenete presente che essendo che è le prime volte che faccio questa operazione, quindi devo prenderci un po' la mano a trovare la posizione giusta per poter inserire e disinserire il tubo quando vado a scaricare la cassetta. Quindi, insomma, un po' di collaudo anche per me ci vuole. Allora, adesso verifichiamo se il funzionamento è corretto. Allora, bagno, ok, laminetto, ok. Quando noi azioniamo, la ventola funziona, si spegne, si accende. Allora, per provare a vedere se adesso i fumi vanno giù, ho acceso uno di quei profumi che fanno fumo. Ecco, vediamo un po' se si vede. Eccoli. Praticamente l'odore, vedete, se lo porta via.
Allora, mi sembra che bene o male sarà un po' magari da perfezionare, ma tutto è perfettibile, eh? L'importante è, beh, insomma, già con questo c'è tanto profumo. L'importante cos'è? L'importante è che quando entri in questo bell'indicesso, beh, lì a volte ci sono degli odori sgradevoli proprio. Ragazzi, buon lavoro e se potete fare meglio fate, eh? L'idea è questa. Ah, PS, so che in commercio c'è un sistema, io ho adoperato tutta roba di recupero che avevo, quindi come al solito da buon genovese, no? Ecco, funziona, per me l'importante è quello. Ciao a tutti, buon lavoro!